Padrino d'eccezione della presentazione della grande pala d'altare del pittore Lorenzo Fonda a Torgiano è stato il maestro Giorgio Albertazzi, che martedì ha ritirato il premio Vinarelli 2014. Il grande attore e regista, impegnato in una tournée con il Mercante di Venezia, ha accolto al volo l'invito. Presenti alla premiazione, il presidente della Proloco Fausto Ciotti, il sindaco Marcello Nesini e l'assessore alla cultura Teresa Severini. Questa chiesa mi ricorda la chiesa di quando ero ragazzino, era in mia infanzia, una chiesa a San Martino a Mensola. È una chiesa antica, però quella era antichissima. Questa qui è bella, comunque c'è una sua forse povertà, sembra in qualche modo disadorna, ma è piena di tensione religiosa, mi sembra buona. Io mi trovo qui nel mezzo di una cerimonia, celebrazione, diciamo così, in questo paese torgiano, che è molto bello, che insomma, mi trovo qui perché sono stato invitato con il mio amico Lorenzo Fonda. La celebrazione è dedicata al martirio. Credo che questa Santa Caterina, che è un quadro bellissimo, fosse destinata a Pietroburgo, comunque a una chiesa russa. Poi in realtà per ora non c'è andata ancora. Io trovo che qui sta benissimo, è un capolavoro. La lascerei qua se dipendesse da me. Mi piace molto, sì. Questo quadro ha una valenza straordinaria per la sua verticalità. La verticalità è questa specie di aereo volo, tutto verso l'alto, ascensionale. È un quadro ascensionale. Poi la seconda particolarità, oltre alla verticalità, è la santa. Ha una faccia da chi è benedetto dal Signore, però è umana. Non ha quel rapimento totale che spesso ci allontana dalle immagini dei santi. Non è astratta, è concreta, è bellissima, tenera e bellissima. Perugia è una città inaccessibile, secondo me, questa è la verità. È l'unica città al mondo dove io non capisco niente, dove sono. Perché più o meno ci capisco. New York dopo qualche giorno mi oriento, Londra lo stesso, ma il Cairo perfino, San Paolo del Brasile. Qui non capisco, è stranissima, è un labirinto, è una città labirinto per me, però bellissima, bellissima. Arrampicata su, è molto bella, è toccante l'atmosfera che si respira, si sa, l'Italia è piena di queste atmosfere molto singolari, molto penetranti, insomma. A parte la cioccolata, ho molti amici a Perugia, si mangia bene, non so se si mangiava meglio o peggio, però comunque si mangia bene, forse un po' greve la cucina, o no, sbaglio, non so, per me sì, perché non mangio, però va bene Perugia, va bene. Giorgio Albertazzi, grande amico di Fonda, non manca mai a un suo vernissage. Invitato dal parroco Giuseppe Piccioni a produrre un segno della sua visita, Albertazzi ha lasciato un ricordo sul muro dell'oratorio, che conserva da oggi una firma del maestro del teatro italiano.